Bella a tutti ragazzi, sono Andrea dello staff di Utfi. Allora, sono tornato qui da FIFA 16 con furore su FIFA 17 per portarvi un mio nuovo squad builder, una mia rosa che ho pensato, che la mia mente contorta ha scaturito. E come potete leggere già dal nome, dal nick della rosa, è oltremodo particolare. Baggerman, un nome, una garanzia. E adesso qua la potete osservare. Allora, come vedete è una rosa prettamente di giocatori messicani con una spunta di giocatori colombiani e giocatori argentini. Allora, direi subito di andare ad analizzare. Vabbè, il portiere lo si riconosce da lontano, Emilio è Ochoa, con il suo 87 di reazione, che è una cosa allucinante, cioè vi salta ovunque. Poi che vabbè, non esista la presa è un altro conto. Però è un portiere davvero davvero buono rispetto agli altri anni che mi venivano i brividi solo sentirlo nominare perché era uno schifo imbarazzante su FIFA. Almeno quest'anno si sta comportando abbastanza bene. Ovviamente pagato un'inerzia. Perché dovete anche capire che questa rosa è molto 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 economica, oltre che ad essere fortissima. Io ho fatto un paio di partite, mi ci sono trovato davvero tanto tanto bene, perché il gioco a centrocampo è molto veloce, poi gli attaccanti sono allucinanti, soprattutto l'esterno sinistro sembra il Cristiano Ronaldo dei poveri, perché davvero è fortissimo. Vabbè, intanto andiamo avanti a farvela vedere. Il terzino destro è Arias del PSV Eindhoven, anche lui quello colombiano, pagato 850 crediti, davvero poco, e abbastanza buono a livello di statistiche. Il difensore centrale di destra invece è Araujo, anche lui pagato 1200 crediti, ha una buona velocità perché insomma quasi 70 di velocità, un work rate direi decente, normale normale, non è né troppo sbilanciato né eccezionale, però fa il suo dovere. L'altro difensore centrale è Ayala, quindi puttana Ayala, anche lui work rate basso alto, quindi un work rate davvero fantastico per questo difensore, infatti me lo trovo sempre in difesa a coprire bene la zona nel caso si venga lasciato qualche buco qua e là, anche lui pagato 500 crediti. Il terzino sinistro invece è Layun dal campionato portoghese, lui ovviamente, come non c'è nulla da dire, ha un work rate fantastico, delle statistiche fantastiche, infatti mi corre da dovunque all'inizio della fine partita, senza contare le 5 stelle di piede debole, ovviamente pagato un po' di più perché, se vi ricordate bene, nelle sfide creazioni rosa c'è quella per ottenere Jonas, e lui essendo nel campionato portoghese il prezzo è abbastanza alto. Analizzando il centrocampo ci troviamo Pizarro come primo giocatore, classe 94, quindi giovanissimo, anche lui paga 3400 crediti, ma guardate che statistiche ha, un centrocampista centrale con 85 di velocità, 75 di fisico, cioè veramente delle statistiche pazzesche, e mi ha fatto anche un gol capolavoro, che ovviamente qua mi dice gol segnati 0 perché poi mi è implosa la connessione e infatti non me l'ha contato, grazie mille FIFA! Secondo giocatore a centrocampo è Rios, anche lui statistiche buone, ovviamente il tiro non è eccezionale, ma questo serve da fare da playmaker a centrocampo, soprattutto per i rinvii, riesce a stoppare tutti quanti e dare anche una certa copertura, ha pagato un po' di crediti ma dovrebbe essere calato. L'altro centrocampista centrale, anche lui una garanzia, è Guardado, 4 partite 3 gol, non 2 perché ricordiamo che delle 4 partite 2 mi sono saltate per connessione, quindi non mi ha contato quasi nulla, però come vedete work rate salto alto, delle statistiche veramente molto molto buone, tante velocità, tanti passaggi, tante 3 di dribbling, sono veramente eccezionali, mi ha fatto tipo un gol da quasi metà campo di prima in pallonetto, che era allucinante. Andiamo adesso ad analizzare la parte interessante di questa rosa, che è l'attacco. L'esterno destro è Villalba, classe 94, anche lui con 94 di velocità e 78 di dribbling. È un giocatore forte, molto forte, ma non concretizza molto. Diciamo che lui tende a stare molto esterno e dare una mano al centrocampo a costruire la fase offensiva, perché poi ci pensano le altre due bestie a concretizzare. Infatti, se adesso andiamo a vedere l'altro attaccante centrale, è Alustiza. 4 partite e 2 gol, in realtà sarebbero 4 partite e 5 gol. È alto, un cazzo e uno sputo, 1,65 m, mi ha fatto 3 gol di testa sui 5 totali che mi ha segnato. È una cosa allucinante questo giocatore. Non ha fisico, in pratica, che a 61 di fisico non è niente per un attaccante, però resiste veramente molto molto bene e ha anche un buon tiro. Adesso arriviamo al giocatore che mi ha sorpreso di più di tutta quanta la rosa, che è l'ATS, ossia Jefferson Cuero.
lui è allucinante. 4 partite e 7 gol. Ovviamente me ne segna 3 sempre per il solito motivo. Non si può fermare, non lo si può fermare. Anche lui 94 di velocità, ma non si può fermare nel senso parte dritto e non lo raggiungono, ma nel senso che il suo dribbling è un qualcosa di buggato sovramano. Cioè riesce a saltarti, perché io ho fatto una partita contro uno che aveva Barzagli, Chiellini, Lee Steiner, no, Barzagli, Chiellini, Florenzi e Alessandro in difesa, non riuscivano a fermarlo, lì riusciva a dribblare tutti, anche se tirava una spallata e tornava subito sulla palla. E quindi, senza tirarla troppo per le lunghe, visto che siamo già oltre i 5 minuti di video, questo per direi che è tutto quanto. Vi consiglio assolutamente di farla, perché comunque, stando sui 10.000 crediti, si riesce a farla tranquillamente questa rosa, ed è molto 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 divertente, perché ha un gioco molto veloce, molto spumeggiante, salgono, tornano indietro, ed è veramente fantastica da usare. Se volete un altro squad builder dei miei super strani, barra buggatissimi, barra con giocatori sconosciuti da globo terracchio, lasciate tanti mi piace, ci vediamo al prossimo video qui sul gruppo di Utfi. Bello a tutti quanti.